Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente è arrivata la terza uscita del Green Explorer. Però prima di procedere con l'apertura vorrei consigliarvi la pagina Facebook di Magro Disney. Infatti ragazzi, siete appassionati del mondo Disney, volete conoscere di più sui personaggi e varie cose, vi consiglio vivamente la sua pagina perché è molto bravo, è molto in gamba, ne sa veramente moltissimo. Quindi vi consiglio di fare un salto, il link è in descrizione. Comunque, ecco qui la terza uscita del Green Explorer. Ragazzi, questa qua appunto si presenta così in questo blister. Vabbè, comunque non c'è moltissimo a vedere, anche perché anche questa settimana non abbiamo nessun cartonato. Quindi procediamo subito con l'apertura del fumetto. Oh, che piacevole sorpresa! Questa settimana non hanno messo la colla che rovina il fumetto. Quindi abbiamo qui direttamente il gadget che dovrebbe essere appunto questa parte appunto touchstand, dove abbiamo appunto un attacco, ecco, per il motore. Dopo lo andremo a vedere un po' meglio, per ora parliamo del numero. Questa settimana ragazzi abbiamo la storia di X-Mickey, ovvero una parodia di X-Files. Quindi ragazzi, già qui molto felice per questa cosa, sarà una storia fantastica. Quindi non vedo l'ora di leggerla. Il solito bollino, topolino più gadget 3 euro, il prezzo di 2,50 tagliato. Niente, questa storia comunque mi incuriosisce molto. Ah, ecco, guardiamo, abbiamo la barzelletta di Silvia Zica, eccola qui. Se volete leggerla, come al solito, bloccate e leggetela. Abbiamo poi l'editoriale, bellino, con questo bel disegno di topolino, fanno un po' prima. Le 5 storie e niente, le 5 storie, bellissimo. Poi abbiamo uno speciale vacanze, ecco, guardate. Insomma, numero molto estivo, sente molto l'estate presente in questo numero. Per fortuna questa settimana ragazzi, a quanto pare non abbiamo il foglietto dell'abbonamento, perché ecco, l'hanno messo praticamente al centro del fumetto. Qui l'hanno messo. Nel prossimo numero abbiamo la copertina dedicata al startup e poi la ultima uscita appunto del Green Explorer, che dopo la prossima settimana andremo a montare tutte cose. Comunque ragazzi, questo numero si prospetta veramente molto molto buono, niente, mi piace abbastanza. Ma adesso ragazzi passiamo al gadget. Ho fatto abbastanza fatica a trovarlo perché la mia edicola di fiducia era chiusa e quindi sono dovuto andarla a cercare in un'altra edicola. E niente, ho perso abbastanza tempo, quindi questo video sta arrivando in ritardo per questo motivo. Bene, apriamo la busta, che come al solito ci vogliono per forza le forbici. Apriamola. Ebbene, eccolo qui. Allora, abbiamo appunto tutta la parte sottostante del gadget, ovvero lo chassis con le ruote, ecco, che non possono girare. Qui come si vede abbiamo il motore, un piccolo pezzo del motore, sì, abbiamo diciamo il vero motore. E qui appunto questo cavo, che eccolo qui, praticamente si andrà a connettere al pannello solare. Questo qua è il motore, azionerà le ruote e niente. Per ora diciamo lasciamo tutto così, non montiamo, non appunto ragazzi, non voglio montarlo perché dopo alla fine vediamo tutte le cose insieme, così magari c'è meno rischio che devo distruggere tutte cose per riassemblare. Bene ragazzi, questa è la panoramica di quello che abbiamo trovato questa settimana. Fumetto più pezzo del gadget, lo chassis posteriore con il motore. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video. Ci vediamo la prossima settimana con l'ultima uscita del Green Explorer, perché non vedo sinceramente l'ora di montarlo e provarlo. Dopo proveremo anche insieme. E niente, vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao.